Botto rifugio 11G? Peccato che non sia una prova di fine del mondo. Una mattonecchia ancora in piedi. Che rarità. Le manopole devono essere girate nell'ordine corretto. Ti restano poche mosse. Dovrai fartele bastare. La vediamo. Sei al fondo gorgogliante, dove abita Branchio. È entusiasta di poterti finalmente conoscere. Ha visto parecchie cose arenarsi sulla sua minuscola spiaggia, ma nessuna di esse è interessante quanto te. Dice che adora la spuma. Ci passerebbe giornate intere se potesse. Devi aver faticato parecchio contro la corrente per giungere a questo momento del tuo story futuro. In che direzione nuoterai ora? Con la corrente o contro? Quando vedi da che parte fluisce l'acqua, diventa subito più facile capire dove ti porteranno, anche se fosse oltre i confini del mondo. Comunque sia, è un peccato che la spuma sia diventata così disgustosa. Pensa che la vita sia come cercare di cavalcare un'onda. Devi scegliere quella giusta, ma non lo sai davvero finché non sei sulla sua cresta. Si chiede chi vorrebbe farlo. Basta l'onda giusta per andare dove si vuole andare. Suppone di aver cavalcato la sua ultima onda, visto che il mondo sta per finire. Non capisce perché hai reso la melma ancora più melmosa. Non sopporta come passi il tempo con gli Giagni. Si appropriano di un sacco di cose che potrebbero condividere con il mondo. Più di quante potranno mai utilizzarne prima che il mondo finisca, che tu lo salvi o meno.
Tyrone Godway, Ferguson. Ma nulla di tutto questo è importante quanto godersi la giornata, vero? Non ha mai bevuto quest'acqua perché dentro ci sono un sacco di cose disgustose. Persino il pesce ha smesso di bere da queste parti dopo che l'inquinamento ha trasformato la spuma in fango e l'aria ha intasato le sue branchie. Sospetta che neanche l'albero della vita stia bevendo. O meglio, non esattamente. Deve bere per forza perché è un albero, ma è costretto a bere veleno. Sospetta che tu abbia ragione, ma questo non vuol dire che debba bere proprio quella. Branchio dice che questo lo fa sentire come un pesce fuor d'acqua, ma si rende conto di non poter continuare così. Chiede se per caso conosci un luogo sicuro dove l'acqua sia ancora trasparente e non melmosa. È pronto a friggersi le dita pur di arrivarci. Vuole che lo accompagni ai confini di un luogo simile o comunque dove la spuma è trasparente, insomma, bevibile. Ti ringrazia per la tua pazienza. È come se qualcosa stesse per accadere oggi. Lo senti questo odore? Biorischio nelle vicinanze.
Don't you worry. Ora che il pesce è di nuovo in acqua, la testa di Branchio è saldamente sopra la superficie. Visto che sei in vena di liberare creature cavalca spuma, ti chiede di liberare anche il mini Gargantua dai banditi. Branchio si sente in debito con te, ma capisce che non hai tempo da rovesciare. Ne va del destino stesso del mondo. Ma ha trovato un sacco di scorie esplorando la terra in cerca di spuma pulita. Sarà felice di indicarti la via appena hai tempo. È sicuro che nuotando in quella direzione troverai qualcosa di valore. Dice che non ci troverai certo acqua pulita, ma che potrebbero rivelarsi comunque utili, ognuno a modo proprio. Branchio dice di essere sempre pronto ad aiutare. La tribù degli Giagni è diventata ancora più forte grazie a te. Dice che dovresti rilassarti un po'. Branchio dice di essere sempre pronto ad aiutare. Onesto. Fast and prim.
C'è un bel calore qui. Quello è Campo Bragg, pullula di banditi. Questa non sarà un'escursioncina, si fa sul serio.
aggrappati bene e non mollare. Vediamo cosa trovi di interessante. Dovrei sciogliere quel nodo a crocchio per liberare il mini gargantua. Hai sciolto il nodo a crocchio. Fuggi, fuggi, mini gargantua. Sei libero. Con questa macchina dovresti riuscire a non inzupparti di melma. Quello è il bionucleo 3F. Se non li avessero costruiti, il mondo ora sarebbe un posto migliore.